E sul respiro di libertà del Pergint diamo via la seconda parte della nostra trasmissione, Magia, Stregoneria e Paganesimo, condotta sempre da Claudio Simeoni da Radio Gamma 5, che trasmette su 94 FM, e oggi cominceremo la lettura della seconda parte del libro dell'Anticristo. La seconda parte del libro dell'Anticristo si intitola La via umana al divenire eterni. Cioè, sono tutte quelle cose attraverso le quali un essere umano può coltivare il proprio corpo luminoso, può coltivare se stesso, può crescere, può dilatarsi nel mondo e trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Nella prima parte, nel Vangelo dell'Anticristo, abbiamo parlato della cosmologia, praticamente dalla formazione dell'universo fino alla figura dell'anticristo. Che cos'è l'anticristo? Nella via umana al divenire eterni, invece, vediamo la relazione fra la microentità anticristo, è una microentità, anche se qualche volta viene chiamata entità, in quanto è un aggregato di più coscienze. Cioè la coscienza dell'anticristo è formata dalla coscienza dell'essere terra, la coscienza dell'essere natura, è formata dalla coscienza dell'essere sole, è formata dalla coscienza di esseri magici all'interno della natura, è formata da tante coscienze che hanno uno scopo preciso, e in questo scopo noi oggi parleremo. Di questo scopo parleremo. E parleremo esattamente, vi do lettura del primo capitoletto della Via Umana a Divenire Eterni, che si intitola Il progetto dell'Anticristo. Naturalmente non è il progetto umano, è un progetto di tante coscienze, e all'interno di questo progetto entra anche l'essere umano, però non è il progetto degli esseri umani, eh? Ricordiamoci sempre. Bene, innanzitutto voglio dire una cosa: ho mandato il libro dell'Anticristo a chi me l'ha chiesto a Bassano e gli verrà consegnato appena è possibile. Ringrazio chi ha mandato lettere da Marostica. Ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito, verso la fine è solo della trasmissione, cioè verso le 20, qualche minuto prima prenderò le telefonate, ma io non rispondo alle telefonate, per cui è inutile che tentate di chiamare. È arrivata una lettera da Marostica che chiedeva degli iscritti ed è stata indirizzata all'istituto, per cui non so che materiale chiedeva e che materiale serviva. Basta che mi dia un colpo di telefono a casa e mi mettono d'accordo, se no gli faccio scrivere dall'Istituto Mediterraneo. Bene, ringrazio innanzitutto anche l'amico Gian che mi ha mandato un libro molto interessante sulla religiosità tibetana. E studierò molto attentamente i passi che mi ha sottolineati. Sempre tante grazie. Bene. Il progetto dell'Anticristo. Progettare il divenire è imperativo di ogni essere che, attraverso l'uso della coscienza di sé, mira a diventare eterno lungo la via del sé. L'obiettivo della microentità Anticristo è quello quello di costringere gli esseri autoproclamatisi Dio creatore a compiere un balzo oltre il loro attuale livello di sviluppo, per passare in quello successivo, espandendo la coscienza di sé verso il sé. Questo per consentire all'entità di continuare a svilupparsi, sedimentando coscienze di sé lungo la via del sé, bloccando l'attività di chi, per soddisfare i propri bisogni, annienta tali coscienze per cibarsi di energia vitale stagnata. Scusate. Mario non viene questa sera, è già sul Perfetto. scotto che Benissimo. Benissimo. Ciao Franco. Scusate un attimo, è una questione di servizio. Allora riprendiamo. L'obiettivo della microentità anticristo è quello di costringere gli esseri autoproclamatisi Dio creatore a compiere un balzo oltre il loro attuale livello di sviluppo per passare in quello successivo, espandendo la coscienza di sé verso il sé. Questo per consentire all'entità di continuare a svilupparsi, sedimentando coscienze di sé lungo la via del sé, bloccando l'attività di chi, per soddisfare i propri bisogni, annienta tali coscienze per cibarsi di energia vitale stagnata. Per ottenere questo si è formata la microentità anticristo, unendo coscienza di sé
consce dell'attività deleteria degli esseri autospacciatisi Dio creatore, insoddisfatti dell'oggettività o attaccati dagli effetti della pulsione di morte. La microentità anticristo è venuta formandosi negli ultimi 13-15 mila anni, in seguito ad una serie di eventi che videro coinvolti essenzialmente il pianeta Terra, le specie della natura, la natura in sé e la specie umana. Quando gli esseri autospacciatisi Dio creatore iniziarono a cibarsi di energia vitale stagnata, modificarono l'oggettività del pianeta e degli esseri viventi della natura, provocando l'intervento dell'entità per difendere il suo bisogno di espansione. Cibarsi di energia vitale stagnata era una dichiarazione di guerra al bisogno di espansione dell'entità. La necessità di disporre di energia vitale stagnata portava gli esseri, autoproclamatisi Dio creatore, a modificare le specie viventi, costringendole a comportarsi in modo tale da bloccare i propri flussi di energia vitale. I flussi dell'energia vitale nell'oggettività circostante vengono bloccati attraverso il blocco dei flussi dell'energia vitale del singolo essere. Ogni formazione di energia vitale stagnante è un punto di morte. Morte intesa non come nascita e rigenerazione degli stati di coscienza di sé, ma come distruzione e dispersione dell'energia vitale, della coscienza di sé e del proprio divenuto, in altre parole, come definitiva dispersione del proprio essere. Solo il volere soggettivo può rimettere in moto l'energia vitale quando questa è stata stagnata. Se non entra in gioco il volere soggettivo, l'energia vitale stagnata segue il movimento universale, tende ad espandersi coinvolgendo l'intero soggetto. Il Sahara è l'orrore. L'orrore è il punto di energia vitale stagnata all'interno di un essere tanto vasto da non poter più essere rigenerato dall'essere stesso. Costui ha bisogno di aiuto perché ciò avvenga. L'orrore è l'energia vitale stagnata dentro il singolo essere umano, per il quale solo condizioni oggettive molto favorevoli possono aiutarlo a riaccelerarla. L'orrore sono i giacimenti di petrolio e di carbone, che per il loro esistere il pianeta non è in grado di smaltire se non attraverso l'uso delle mani e dei bisogni specifici della specie umana. Cosa vuole fare la microentità anticristo? Indebolire gli esseri autospacciatisi Dio creatore, costringendoli a superare il loro attuale livello di sviluppo della loro coscienza di sé. Per far questo, deve impedire loro di cibarsi. Per ottenere questo, deve impedire al bestiame umano di continuare a produrre energia vitale stagnata, aiutandolo a prendere nelle proprie mani il proprio divenire, usandolo per il proprio benessere. Il pianeta, su cui poggiamo i piedi, è parte fondamentale dell'Anticristo, ed egli mette in evidenza i suoi bisogni: liberarsi dell'energia vitale stagnata. Questa non ciba gli esseri autoproclamatisi Dio creatore, ma reca grave intoppo al pianeta per lo sviluppo della sua coscienza di sé lungo la via del sé. Scusate. Per ottenere questo, l'Anticristo deve favorire le condizioni per le quali il pianeta si libera dall'orrore. Due tipi di orrore molto diversi. Uno derivante dai giacimenti di petrolio, carbone, eccetera, la cui eliminazione può avvenire solo ad opera dell'essere umano attraverso le sue mani. L'altro, il nulla del Sahara, la cui eliminazione può avvenire solo per l'incontro di più voleri, quello degli esseri umani, dell'essere terra, dell'essere natura, uniti a un solo volere. Fin tanto che le condizioni di sopravvivenza dell'essere umano lo portano a saccheggiare l'oggettività in cui vive, egli nulla potrà contro l'orrore. Fin tanto che bisogni elementari, come la fame, la sete e la riproduzione, attraverso l'imposizione e la necessità di sopravvivenza, sono i padroni del fare umano, l'essere umano continuerà ad esistere saccheggiando il pianeta. L'essere terra avrà comunque i suoi bisogni soddisfatti, riduzione della quantità di idrocarburi depositati nella superficie, ma l'essere umano saccheggerà e distruggerà l'ambiente che gli permette l'esistenza. Quando gli esseri autoproclamatisi Dio creatore imposero la barriera del GH negli esseri umani, lo fecero favoriti dal divenire dell'essere umano stesso. Altro non fecero
che spingere elementi sviluppatisi nell'essere umano nel corso della sua evoluzione. Così facendo si allontanarono dai sensi condizionati della ragione dell'essere umano e poterono dominarlo agendo lontano e nascosti pur sempre presenti. La costruzione della barriera del GH sarebbe comunque avvenuta anche senza l'intervento degli esseri autoproclamatisi dei creatori, con la formazione e l'utilizzo della corteccia cerebrale, ma non con gli effetti devastanti dovuti all'azione terrorizzante volta a bloccare il flusso dell'energia vitale. La microentità anticristo deve necessariamente aiutare l'essere umano a liberarsi dagli effetti dell'energia vitale stagnata e, per far questo, deve favorire ogni azione atta a far sì che l'essere umano si liberi dai giochi che nelle varie culture lo tengono ancorato a schemi di esistenza che non gli consentono l'espansione della propria conoscenza e consapevolezza. Ad ogni livello di liberazione dell'essere umano corrisponderà sempre un riadattamento del sistema di controllo, atto a riassoggettarlo. Sempre nasceranno nuovi momenti di liberazione, corrispondenti ai nuovi giochi, ed è l'entità anticristo che, direttamente o indirettamente, favorisce quegli sviluppi. Così facendo, la microentità anticristo rafforza la specie umana. Rafforzandosi, questa diminuisce la propria dipendenza esclusiva dalla soddisfazione dei bisogni primari, quale fame, sete e riproduzione, e, pur mantenendo il piacere per la soddisfazione di tali bisogni, non ne subisce il giogo, dando via libera alla percezione di nuovi bisogni e delle necessità di soddisfarli. In quel momento, gli occhi con i quali la specie umana guarda il circostante cambiano. Non è più solo il saccheggio per la sopravvivenza, ma è il prosperare dell'essere umano e del suo circostante. Come agisce la microentità anticristo nei confronti della specie umana? Con l'unico mezzo a sua disposizione, dare e togliere energia vitale. Dare o togliere energia vitale a degli esseri viventi all'interno della natura significa aumentare o diminuire le loro capacità percettive e il loro uso dell'attenzione. Significa far affluire dati o non far affluire dati al pensato della ragione o, più in generale, al fare dell'essere vivente. Quando fa questo la microentità anticristo nei confronti degli esseri della specie umana? Quando i singoli esseri scelgono la propria via, prendono il proprio divenire nelle proprie mani, quando affrontano il circostante reclamando all'universo il diritto al proprio potere personale, usando gli elementi per lo sviluppo della coscienza di sé lungo la via del sé. Quando l'essere umano sviluppa la propria percezione e chiama le cose del mondo circostante col loro vero nome. Se nella specie umana c'è un detto da assumere come modello, parafrasandolo, aiutati che Dio t'aiuta. La microentità anticristo non può imporre nulla a nessuno, nemmeno agli esseri umani. Può soltanto condurre e aiutare l'essere umano lungo la via che l'essere umano stesso ha scelto. Quando la scelta è compatibile con la via della microentità anticristo, questa può intervenire favorendo lo sviluppo della percezione e della comprensione. Se la scelta dell'essere umano non è compatibile, la microentità anticristo è indifferente anche per le scelte antagoniste. La propria via è sempre una scelta del singolo essere nella fase di sviluppo in cui vive. Nel caso dell'essere umano, spesso sono vie autodistruttive, ma comunque funzionali ai progetti della microentità anticristo, e questa altro non può fare che elargire energia, ampliando la percezione del soggetto sulle proprie scelte. A volte, esseri anticristo s'affiancano ad esseri umani per condurli lungo le proprie scelte. Alcuni diventano parte della microentità anticristo. Anticristo essi stessi. Quali sono le scelte di un essere umano tali da provocare l'intervento della microentità anticristo? Nel mondo del quotidiano della ragione, ricercare la libertà del fare per sé e per gli esseri umani nelle sue stesse condizioni. Nel mondo della percezione dell'io psichistico, sviluppare il corpo di sogno, le sue percezioni e la comprensione delle connessioni delle cose. Nella natura,
agire per favorirne lo sviluppo, sul pianeta Terra distruggere l'orrore. Ogni essere umano, quando con le sue scelte si rapporta con un aspetto specifico della microentità anticristo, acquista comunque la certezza di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La microentità anticristo non si può pregare per un suo intervento. Essa è manipolazione del divenire, non è presenza nel mondo quotidiano della ragione. La microentità anticristo è fare e si rapporta soltanto col fare. Dare qualche cosa per avere qualche cosa in cambio, senza per questo imporre qualche cosa al di fuori delle condizioni imposte dall'oggettività. Il potere di essere va reclamato da ogni essere, e questo reclamo, attraverso l'uso del proprio volere, è il rapportarsi dell'essere umano con tutti gli esseri dell'universo. La microentità anticristo ha agito nel corso dei millenni per liberare l'essere umano dalla coercizione dell'energia vitale stagnata. Gli esseri, autospacciatisi per Dio Creatore, hanno agito per rinnovare il proprio dominio e il proprio controllo sull'essere umano. Se gli esseri, autospacciatisi Dio Creatore, agiscono terrorizzando gli esseri umani, che, senza conoscere né potere personale o capacità di usarlo, e per cause accidentali, si spingono nel mondo della percezione fuori dai confini della ragione, e possono contare sull'alleanza con esseri umani che, incapaci di usare il proprio potere personale per fare, devono rapinare altri esseri umani con l'uso delle armi, la microentità anticristo non può intervenire se non come istruttore lungo la via delle scelte percorsa dal singolo essere umano, fornendogli energia vitale. Lunga, difficile e faticosa fu la via attraverso la quale gli esseri, autospacciatisi Dio Creatore, asservirono esseri umani. Lunga, difficile e faticosa è la via alla liberazione da tale coercizione dell'essere umano. Parafrasando qualcuno, avanti e indietro, la via è ugualmente lunga e ugualmente stretta. Liberare l'essere umano dalla coercizione implica privare gli esseri autospacciatisi Dio Creatore di energia vitale stagnata, di cibo. Liberare l'essere umano significa limitare l'orrore sahariano. Liberare l'essere umano significa liberare il pianeta Terra dall'energia vitale stagnata sotto forma di idrocarburi, che per quanto porti ad un eccessivo avvelenamento dell'atmosfera terrestre, che danneggiano irreparabilmente l'essere umano e con esso tutti gli esseri della natura. Scusate un attimo, liberare l'essere umano significa liberare il pianeta Terra dall'energia vitale stagnata sotto forma di idrocarburi, senza che questo porti ad un eccessivo avvelenamento dell'atmosfera terrestre che danneggia irreparabilmente l'essere umano e con esso tutti gli esseri della natura. Liberare l'essere umano significa una diminuzione del saccheggio del circostante, della natura, del divenire umano. Liberare l'essere umano significa dare una possibilità ai pianeti del Sistema Solare di poter avere una coperta, una natura. Liberare l'essere umano significa favorire lo sviluppo dell'entità in questo settore dello spazio e molte altre cose ancora. Questo è il progetto della microentità anticristo e questi sono i motivi per cui, anche se tale microentità è una coscienza risultante dalle coscienze che la formano, per lo più non umane, è nello stesso tempo riferibile alla specie umana e al suo divenire. Sulla specie umana si combatte una sfida per lo sviluppo dell'entità in questo settore dello spazio e in questo tempo, la sua qualità, il suo sapere e la sua conoscenza, il suo potere personale. Altre battaglie, in altri tempi, in altre ere, il contendere era lo sviluppo di altre specie, il loro divenire. A volte fu gloria, a volte fu sconfitta. Potente è l'essere sole, grandiosa madre terra. Immenso è l'essere natura, ma importante è l'essere umano e le sue mani. Per questo l'essere sole favorisce la specie umana, l'essere terra ne favorisce la presenza, e l'essere natura lo tollera, spesso sacrificando altre specie o compromettendone il divenire, nonostante il lungo cammino nell'evoluzione che portò alla loro esistenza.
L'essere anticristo agisce sulle condizioni, nelle contraddizioni, attraverso i mutamenti. Le condizioni, le contraddizioni, i mutamenti saranno sempre favorevoli alla microentità anticristo e all'essere umano nel determinare il proprio divenire. Se questo non funziona, funzionerà quello. Se quel mutamento non si conclude, un altro si concluderà. Se una contraddizione non si risolve in modo favorevole, sarà quella successiva. E così via. Mutamento dopo mutamento, riadattamento dopo riadattamento, gli esseri autospacciatisi per Dio Creatore non saranno più in grado di rinnovare il proprio dominio sugli esseri umani. Questo quando gli esseri umani realizzeranno la coscienza del potere di essere. Da essi detenuto è come questo sia superiore a quello degli esseri autospacciatisi per Dio Creatore. La libertà del fare è un bisogno insito nella specie umana. Non ha importanza quanti mutamenti saranno necessari o quali nomi i vari percorsi assumeranno nel corso dei mutamenti. Non sono nomi, né forma, né apparenza a determinarli, ma il fare delle mani, l'estensione della percezione dell'essere umano, lo sviluppo del suo potere personale e delle sue capacità, la possibilità di massificare, fare, potere personale e divenire. Per le condizioni, la microentità anticristo è già vincitrice sugli esseri proclamatisi Dio Creatore. I poteri personali degli esseri che la compongono sono molto più grandi dei loro, ma la loro non sarebbe una vittoria, sarebbe mettere un Dio sul trono di un altro Dio, sarebbe riprodurre il fare dal quale l'energia vitale stagnata prende forza per riprodursi. La vittoria della microentità anticristo dipende dal processo e dalla sequenza dei mutamenti per raggiungere il fine. Liberare il potere insito negli esseri, in tutti gli esseri della natura, in tutti gli esseri planetari, in tutti gli esseri umani. Il potere di essere è guida in sé e al servizio di sé e di nessun Dio. Il percorso è la vittoria della microentità anticristo, non l'atto con cui questa riuscirà a far passare di piano gli esseri autospacciatisi Dio Creatore. Questo, in sintesi, è il progetto universale della microentità anticristo. La microentità anticristo è composta dalle coscienze di tutti gli esseri magici che ci circondano ed è coscienza in sé stessa. Ed è una coscienza che ha una finalità precisa, è quella di liberare il più possibile gli esseri dall'energia vitale stagnata. Purtroppo, in natura, l'essere umano è l'unico essere che produce energia vitale stagnata in dosi così massicce. È l'unico essere che si mette in ginocchio davanti a qualcuno che prega anziché prendere nelle proprie mani la propria vita. L'essere umano è l'unico essere che condanna se stesso alla sottomissione. Qualunque altro essere animale che voi trovate in natura, prima di sottomettersi cerca di combattere. Bene, l'essere umano alleva i propri figli alla sottomissione. Ecco, che è una cosa veramente aberrante, è una cosa veramente allucinante. È come se noi avessimo insegnato agli esseri che sono autospacciatisi Dio Creatore come si fa ad allevare il bestiame. Cosa abbiamo fatto? Anticamente abbiamo preso delle pecore selvatiche, le abbiamo chiuse in un recinto e abbiamo cominciato ad ammazzare per mangiarsi le pecore più ribelli. Alla fine, dopo migliaia di anni, abbiamo ottenuto una selezione naturale di pecore molto sottomesse. Bene, la stessa cosa questi esseri autospacciatisi Dio Creatore hanno fatto con noi. Hanno distrutto tutti i ribelli, tutti i sapienti, tutto quello che era possibile costruire un divenire migliore nella specie umana, lo hanno saccheggiato e hanno tentato di costruire degli esseri sottomessi, degli esseri bisognosi che qualcuno provvedesse a loro. Bene, il progetto della microentità anticristo per quanto riguarda l'essere umano è quello di portare l'essere umano a sviluppare il proprio potere di essere per impedire a questi esseri di continuare a distruggere il mondo. Questo è l'essenza stessa. Naturalmente in questo progetto non è che interviene solo la finalità umana, interviene la finalità di tutti gli esseri che lo compongono. Anche la Terra vuole qualcosa. La Terra ha favorito lo sviluppo degli esseri umani affinché la liberassero dell'energia vitale stagnata sotto forma di carbone, di idrocarburi, ecc.
e sfrutta i bisogni della specie umana per liberarsi di questo, per buttarli nell'atmosfera. Dopo sta alla specie umana se bruciare tutto questo carburante nel giro di pochi anni, inquinare e distruggersi e distruggere le condizioni di vita, o se prolungare questo nel giro di 400 anni in modo che le condizioni di vita non vengano saccheggiate. Queste sono le scelte degli esseri umani. Però questo è il bisogno dell'essere terra. L'entità di cui il Sole è l'essere centrale ha bisogno che molti esseri sviluppino il proprio potere di essere, sviluppino il proprio corpo luminoso per arricchire la sua coscienza. Cioè ha bisogno che il maggior numero possibile di coscienze percorrono la propria libertà, sviluppino il proprio potere di essere per avere più forza possibile. E così vale per l'essere natura. L'essere natura non è che possa tollerare che l'essere umano la saccheggi sistematicamente. Però è talmente importante il gioco che si sta facendo in questo momento che l'essere natura è disponibile ad essere saccheggiata sacrificando delle specie pur di liberare la specie umana dall'energia vitale stagnata e riuscire a riportare gli esseri umani in un percorso di libertà, in un percorso in cui sviluppano il loro potere di essere. Questo in sintesi è il progetto generale dell'Anticristo. Per cui l'Anticristo che cos'è in sostanza? Non è altro che il potere che ci circonda, non è altro che la coscienza di ogni essere che ci circonda, non è altro che il divino che ci circonda, non è altro che il divino che cresce dentro noi stessi, non è altro che il nostro fare quando noi rivendichiamo davanti al mondo: io esisto, io ho diritto, io voglio continuare a crescere. Questo è l'Anticristo. Non è la bestia che si immaginano i cattolici che libera il loro bestiame dall'assoggettamento. Quella è una pura follia, quella è una pura bestialità. Vediamo. Bene, io dopo questo capitolo, il capitolo Il mondo circostante, ma il capitolo Il mondo circostante è abbastanza lungo, per cui lo salto per farlo la prossima volta e vi leggo tre invece capitoletti più brevi. Uno è la definizione del concetto di verità, cioè che cos'è la verità dal punto di vista dell'Anticristo. Ne abbiamo già parlato, quando ho scritto questo libro, l'ho scritto circa 12 anni fa, per cui le cose sono un po' mutate. Il concetto di verità è reale, cioè è rimasto esattamente questo. Oggi lo definisco con parole diverse, cioè con parole più filosofiche che non questa immagine che adesso vi leggo. Però è la stessa cosa, al di là delle parole con cui si definisce, è la stessa cosa. E adesso vi leggo che cos'è la verità. Sempre dalla seconda parte del libro dell'Anticristo, che è la via umana al divenire eterni. In pratica, se un essere umano percorre una via per diventare eterni, deve trattare la verità in questo modo. La verità è un nocciolo di pesca dentro un diamante dalle milioni di sfaccettature. Ogni essere umano viene educato a guardare quel nocciolo di pesca da una sola sfaccettatura. Quando un essere umano inizia a seguire una strada per lo sviluppo della coscienza di sé, egli si sforzerà di vedere quel nocciolo di pesca da ogni sfaccettatura di quel diamante. Da quando abbandona la finestra impostagli dal condizionamento educazionale, comincia a vedere quel nocciolo di pesca anche da altre sfaccettature. Può affermare di aver iniziato a superare il condizionamento stesso. A tante più sfaccettature egli potrà affacciarsi, tanto più i legami imposti dal condizionamento educazionale si scioglieranno. Soltanto quando sarà in grado di alzare la mano e spezzare il diamante, prendendo in mano il nocciolo di pesca, solo quando egli riuscirà a far diventare una parte di se stesso nocciolo di pesca, afferrare l'essenza numenica dell'oggetto con l'essenza numenica del soggetto o di una parte di esso, egli sarà giunto alla verità. Per questo, superando il condizionamento educazionale, può essere faticoso e strano, ma ripetendo l'operazione, questa diventa sempre più semplice, fino a diventare naturale e ovvia nel comportamento, nel quotidiano della ragione. Quando si giunge al nocciolo? Solo lo sviluppo della coscienza di sé, dell'essere luminoso che sta crescendo dentro all'essere umano, sa quando. La percezione è sempre un momento di sviluppo soggettivo, sia nella realtà del quotidiano della ragione che negli infiniti mondi della percezione alterata.
Ogni certezza non appartiene al mondo della ragione o alle sue prove o dimostrazioni. La certezza nasce dentro, ma solo l'essere luminoso, crescendo, sa distinguere quando è certezza e quando invece è solo autoinganno. E questa è la visione della verità, il concetto di verità dal punto di vista dell'Anticristo. Oggi direi che la verità non è altro che la descrizione del livello di libertà che il soggetto ha raggiunto. Cioè un individuo sviluppa se stesso e aumenta il proprio grado di libertà. Bene, la verità non è altro che la libertà che lui ha raggiunto, subito modificata non appena lui amplia la sua libertà. Dunque, è un falso quello che è nel Vangelo dei Giovanni, che dice la verità vi rende liberi. È una porcheria, è una cosa inesistente, è una bugia immensa. È la libertà che costruisce stadi diversi di verità. Per cui è la libertà sulla quale noi dobbiamo puntare. La verità è descrizione del livello di libertà raggiunto. Attenzione, perché è facile ingannare le persone. Vi leggo un altro capitoletto molto breve che definisce il potere di essere e il potere di avere. E lo definisce sempre 12 anni fa, non lo definisce oggi, perché oggi, anche se questo resta ancora valido, è sempre valido comunque, oggi uso una terminologia un po' diversa per definire quelle cose. Potere di essere e il potere di avere. Il potere di essere si fonda sullo sviluppo dell'essere lungo le possibilità offerte dalla propria specie. Il potere di essere, negli esseri della specie umana, si fonda sull'uso delle mani e sullo sviluppo dell'energia vitale. Il suo opposto è il potere di avere, il quale si fonda sull'appropriazione dell'abilità di altre mani e sul blocco dell'energia vitale di altri esseri della stessa specie. Nel sociale il potere di avere fonda la propria forza sulla massificazione comportamentale degli individui della specie umana e sulla canna del fucile. Tanto per parafrasare qualcuno. Il potere di avere è strage, genocidio, sterminio nel fare quotidiano. Il potere di essere è ribadire il diritto soggettivo alla vita, alla ricchezza della vita, non solo alla sopravvivenza ai limiti della miseria nello specifico sociale. Il potere di avere fonda la propria forza trasformando la società di esseri umani in schiavi, atti a produrre obbedienti e consumare oggetti rispondendo ai bisogni del comando sociale anziché ai propri. Il potere di essere fonda la propria forza sull'abilità delle proprie mani e sull'irriproducibilità del proprio lavoro. Il potere di essere sostiene e incita chi cresce e si espande ed è critico e muto rispetto agli esseri che si considerano arrivati. Il potere di avere usa le armi per rapinare chi cresce a beneficio di chi è arrivato. Il potere di essere è l'espansione della vita, di ogni vita nell'equilibrio della natura, col riconoscimento della natura al diritto di autoequilibrarsi. Il potere di avere è il controllo meccanicistico sulla vita, ogni vita, il controllo sulla natura e l'autoassegnazione del diritto di sterminare o di produrre nella natura. Dunque, il controllo sulla natura e l'autoassegnazione del diritto di sterminare o di produrre nella natura la forma di vita che più s'aggrada, sterminando tutte le altre. Essere ed avere non hanno mediazione, come fra cristianesimo e paganesimo. Per avere non si intende il possesso di cose atte a soddisfare i propri bisogni, ma si intende un apparato la cui funzione è quella di appropriarsi di esseri della propria specie, facendoli funzionare per soddisfare bisogni non loro. Un apparato la cui azione ha come fine la riproduzione di se stesso attraverso il rinnovo del piacere del possesso. Queste sono le differenze fra potere di essere e potere di avere. Non si può descrivere semplicemente l'energia dell'essere e dell'avere,
Però si può descrivere la posizione che ha l'individuo che sviluppa il potere di essere, cioè che sviluppa se stesso, che costruisce quanto gli serve, e il potere di avere che non costruisce niente, ma porta via agli altri esseri quello che a lui serve. È importantissima questa differenza perché su questo si fonda una delle differenze fondamentali fra magia, stregoneria e paganesimo da un lato e il cristianesimo dall'altro. Ricordate che la magia non è altro che un atto di costruzione, è un atto di articolazione del divenire, un atto di sviluppo dell'energia vitale, mentre invece il potere, il cristianesimo è un atto di sottomissione, per cui la differenza è assoluta, non esiste compromissioni. È proprio un altro modo di vedere la vita, non esiste nulla che li metta insieme. Bene, vi do un altro piccolo capitoletto che definisce la relazione oggettività-soggettività. Siamo sempre nello stesso e identico capitolo, la via umana al divenire eterni. Oggettività-soggettività. Uno psichista, nello sviluppo del suo percorso, deve tenere presente che dovrà volgere a suo favore il rapporto dialettico, oggettività-soggettività. Dovrà innanzitutto agire su se stesso, dovrà agire sui suoi due io per metterli in condizione di percorrere il sentiero della coscienza di sé in reciproco interesse. Agirà sul superio e lo ripulirà dalle incrostazioni del condizionamento educazionale. Il superio è la ragione. Agirà sul superio per metterlo in armonia col mondo circostante. Agirà sul superio per convincerlo dell'esistenza dei bisogni e delle necessità di sviluppo dell'io psichistico, il corpo luminoso, e mettersi al lavoro per svilupparlo. Agirà sull'io psichistico per metterlo in funzione, permettendogli di percepire il mondo circostante nella dimensione e nell'aspetto numenico di questo. Armonizzerà entrambi per trasformarli in un'unica unità funzionale. Nel frattempo farà quanto gli è possibile affinché il mondo circostante sia percorso dall'energia vitale libera, rimuovendo gli ostacoli posti al suo scorrere da chi si compiace mettere gli esseri umani in ginocchio. Questa è la relazione oggettività e soggettività che pratica un pagano e un apprendista stregone. C'era una telefonata in linea che ho lasciato cadere per finire il capitolo. Mancano un quarto d'ora, io a questo punto posso anche prendere telefonate senza problemi, ho finito i capitoletti che volevo leggervi. Oltre all'altro capitolo che vi leggerò la prossima volta, il mondo circostante, penso che vi leggerò anche superio e io psichistico, che cosa sono e come si articolano. Oppure lo psichista, il superio e il mondo. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Claudio, Sì, ciao. ciao, sono la Fulvia. Ciao, Fulvia. Senti, mi senti bene? Pronto? Pronto? Adesso ti sento Mi meglio. senti bene? Perfetto. Senti, io volevo chiederti una cosa. Tu Dimmi. hai parlato di divenire Sì? fino adesso, no? Ecco, io vorrei chiederti, Un attimo, scusa, Fulvia. Dimmi. vorrei chiederti che differenza fa, secondo te, tra diciamo, la filosofia del divenire e la filosofia dell'essere? Perché qua io faccio una grande confusione, non riesco a capire dove diciamo, si dividono queste due strade invece dove si compenetrano. Cioè, forse, scusa, sei in interurbana, Fulvia? Perfetto, No, no, sono. allora ti dico questo, non prendere altre filosofie a misura, capisci? Cioè, io praticamente ho fatto un percorso assolutamente isolato da Sì, qualsiasi tipo tuo. di... Esatto, Tuo, per sì. cui quando io dico l'essere, è sempre l'essere, cioè io sono l'essere adesso e ero l'essere quando ero in pancia di mia madre, e Allora sarà... aspetta un attimo, quindi vuol dire Non è che. fenomenologia, eh? No, filosofia parlavo. Esatto. Parlavo di filosofia. Cioè io in Cioè, sostanza tu sei un penso. essere. Sì, un essere, cioè si è essere quando
si è fuori dal tempo e dallo spazio. No, si è esseri sempre anche all'interno del tempo e dello spazio. Ecco, questo va praticamente a essere diverso da quello che ho sentito in altre trasmissioni, dove invece si parla di essere quando si è fuori, diciamo, da quelle tre dimensioni che ci distinguono, diciamo, come esseri umani. E quindi per arrivare ad essere bisogna quasi andare fuori da questo tipo di dimensione, che è quella umana, per andare su un tipo di dimensione che non ho idea di quale sia, per poi progredire e arrivare alla coscienza universale. No, io sono sempre cosciente, e tutto quello che è cosciente, chiaramente io attraverso le mie modificazioni giorno per giorno costruisco il mio corpo luminoso. Il mio corpo luminoso, sì, continuerà a trasformarsi, alla fine ci sarà la coscienza universale formata. Però io sono sempre un essere, capito? Sì. Non esiste qualcosa a essere al di fuori delle dimensioni. Chiaramente quando sarà la coscienza universale formata, ci sarà il rientro, ci sarà il ricongiungimento, sì, ci sarà un nuovo ciclo di trasformazioni, che è il Brahma non Brahma, però a me non mi interessa, capisci? Mm. Cioè, è talmente fuori dal mio pensiero che non mi interessa pensarlo in quei termini. No, più che altro io così valuto, diciamo, quel tipo di parlare tuo molto più immediato e molto più fattibile a confronto, diciamo, di cose che ho sentito da diverso tempo, che non mi danno nessuna speranza di fare un salto qualitativo dentro di me. Perché vedi, c'è una alcune di queste filosofie, no, sono il prodotto di individui che hanno fatto delle operazioni grandiose, cioè sono effettivamente alterati la percezione. Però hanno letto come cose fuori di se stessi, capito? Come qualcuno che li presentasse da fuori, e c'erano delle costruzioni incredibili, proprio per riuscire ad avere uno spazio rispetto al cristianesimo. Ho capito. Cioè nel 1800 ne trovi moltissime di queste. Sì, va bene, senti un attimo, io volevo chiederti anche un'altra cosa su un signore qua che mi è capitato, diciamo, tra le mani in libreria, e di cui però non ho idea di chi sia. Tu hai mai sentito parlare di un certo Eliphas Levi? Allora, Eliphas Levi fa parte di quel gruppo di maghi pseudo-cabalisti, no? Che millantano un sacco di magia, un sacco di cose strane, e dei quali io mi tengo molto molto lontano. Sì, a me sono capitati questi due libri che ho qua davanti, perché ho detto aspetta che guardo bene come si chiama, perché sì, non vorrei sbagliarmi. Casualmente dentro una libreria, l'ho preso perché probabilmente ero stata indotta, diciamo, tu mi capisci in qualche senso, no? Ecco, a leggerli. Io ne ho letto uno di sicuro e un po' dell'altro, però mi trovo un po' in alto mare, non riesco a capirne. Sì, sì, ma è un cabalista, devi leggerti la cabala prima e poi fai tutte le operazioni che fanno, è una cosa pazzesca. Sono convinti che ci siano dei segreti da scoprire. Questa cosa qua dei segreti da scoprire mi ha sempre un po' rotto, diciamo, esatto, perché sembra che ci sia sempre chi sa e chi esatto, non sa proprio un bel niente. Infatti. Quindi tu devi sempre andare da chissà, e questo ti dice, e a me questa roba qua mi fa innervosire. Ma infatti è una cosa in stregoneria non esiste il segreto ci circonda e noi lo possiamo afferrare quando vogliamo. E quindi è una cosa che tu, diciamo, nei confronti della natura e di te stessa, lo sveli a te stessa. Esatto, è un percorso di libertà. Di libertà. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te invece, Fulvio. Ciao. Molto bene, abbiamo parlato con l'amica Fulvia, che è sempre molto affettuosa ed attenta. In effetti è vero, la struttura filosofica che io presento è fuori da qualsiasi filosofia precedente, perché è più libera, cioè non è costretta a fare tutti quei ghirigori che altre filosofie invece sono state costrette. Sai, uno che è finito a farsi d'eroina o derivati simili non ne penso molto bene, però sicuramente ha afferrato quello che è l'altro uomo, non il super, siamo per il super uomo nazista, che quello è un prodotto di sua sorella, cioè sua sorella che fa quell'operazione. Lui afferra però il concetto dell'uomo che si costruisce dentro l'uomo che supera se stesso. Questa è una costruzione notevole effettivamente dal punto di vista filosofico. Dopodiché mi fermo là, insomma.
Comunque è un buon pensiero quello lì, eh? In che senso? Per l'uomo? Sì, cioè esiste l'uomo che supera se stesso, chiaramente nel mondo quotidiano cos'è che ha fatto? Ha fatto il superuomo, no? L'uomo padrone di altri uomini, però questa è una depravazione del pensiero nicciano che ha portato al nazismo, però il nazismo c'era già nel Gesù di Nazareth che è il più forte di tutti gli uomini, capisco? Cioè c'erano già gli elementi, lui però scopre la possibilità che l'uomo possa superare se stesso, cioè il proprio stato del quotidiano. E parla di superuomo nel senso di uomo che va oltre. Comunque no, il discorso che dice lei è il discorso che un uomo deve arrangiarsi senza nessuna divinità, niente, è l'essere e basta. Certo, questo, ho capito, è, questo è il succo del il succo è questo, soltanto che siamo circondati dal divino, cioè dobbiamo riconoscere il divino che ci circonda, cioè l'albero è come sì, me, l'aria, capisci? La terra, l'acqua, esatto, che è materia. Esatto, è materia e altre cose, comunque dopo si scoprono, ma l'importante è questo, l'importante sì, sì, è sapere che si è da soli per affrontare le proprie trasformazioni. Lei ci crede agli UFO? No. No. No, perché è tutta giocata, eh. No, assolutamente. Può darsi che in questo cosmo ci sia qualche vita, eh? Ah, ma indubbiamente ce ne sono sicuramente a milioni. Guarda, se altera la percezione trovi tanti dei mondi strani. E sì, ci sì, sono sì, fisici, non c'è problema. Ma domani troveremo qualcosa sì, di fisico. Sì, ma io non credo più che altro all'UFO inteso in termini militari, no? Che arriva con le astronavi, no? Non credo a queste cose. Però che gli altri pianeti e le altre stelle siano esseri viventi per cui costruiscono anche loro una natura quando possono, io sono convinto di questo, l'ho visto, insomma. Comunque sono felice di aver parlato. Grazie. Salve. Anch'io, saluti. Anch'io effettivamente sono felice di parlare con persone che riescono a capire qualcosa e non si limitano a... Beh, insomma, sono contento, anch'io. Io vi ho trasmesso questo e fra poco stanno arrivando gli amici irriducibili, anche questo è un bel titolo, un bel termine, e fra poco vi lascerò, per cui se qualcuno vuole telefonare in questo momento io vado avanti a illustrarvi il resto del libro dell'Anticristo, la seconda parte che è la via umana al divenire eterni. E il libro dell'Anticristo, ricordo che inizialmente era fatto di 6 parti e comprendeva la 6ª parte, che invece è diventato un libro a sé, è Gesù di Nazareth, l'infamia umana, che comprendeva come 6ª parte un commentario al Vangelo di Marco. Questa parte nel corso del tempo è stata staccata ed è diventato un libro a sé. E la 3ª parte del libro dell'Anticristo è la fondazione della libertà, il concetto di libertà, necessità, quelle che sono le divinità astratte e ci circondano, cioè sono i legami fra tutti i divini che ci circondano, per cui è libertà, è il primo di questi divini, è il divino dei divini, quasi si potrebbe dire, per cui nella fondazione della libertà invece affermeremo alcune cose, un aspetto, che cos'è la conoscenza, dialettica e divenire, il tentativo di definire la teoria della dipendenza, adattamento soggettivo alle variabili oggettive, che è il respiro del mondo, il respiro delle trasformazioni. Che cos'è l'attenzione? E qui parleremo dell'attenzione, è un capitolo molto lungo, che tratta dell'attenzione su tutti i sensi ed è l'ABC della trasformazione dell'apprendista stregone. A proposito dei sentimenti, è riflessioni di un psichista sul sistema sociale umano. La 4ª parte invece tratta dell'anticristo e il mondo circostante. Scusate. Per cui come l'anticristo e come gli esseri che vanno alla ricerca della coscienza di sé vedono il mondo circostante, cioè energia vitale e materia, ereditarietà, rinascita e coscienza della specie. Una domanda per i psichisti, cristiani e psichisti attraverso una riflessione. Discorso e considerazione su alcuni aspetti della percezione, solo i pianeti come esseri viventi, nascita e conoscenza di essere slegati dalla vita animale e vegetale, gli esseri di energia in pratica, sul concetto di vittoria e di sconfitta riferito alla via per lo sviluppo della coscienza di sé. Ecco, questo è l'anticristo e il mondo circostante. E poi c'è la 5ª parte, la menzogna cristiana sulla realtà di Dio, che tratta un commento, diciamo, dei vari passi nella critica della ragion pura di Kant
in cui Kant nega la validità delle prove dell'esistenza di Dio e finisce a dare l'ultima cosa ai cristiani, l'ultima salvezza. In pratica Kant dice: io credo in Dio perché mi va di credere in Dio, perché voglio credere in Dio. Ed è l'unica cosa, l'ultima cosa rimasta, perché lui nega che ci siano prove che Dio esiste, però nello stesso tempo lui salva il condizionamento educazionale. Cioè, siccome il condizionamento educazionale mi ha inculcato fin da bambino che esiste Dio, dunque io voglio credere in Dio perché io non sono in grado di superare il condizionamento educazionale. E questa è la quinta parte del libro dell'Anticristo. Vi ho già letto il progetto dell'Anticristo e la prossima volta vi leggerò il mondo circostante e prenderò in mano anche un altro capitolo, che è lo psichista, il superio e il mondo, dove tu non devi fare questo perché Dio dice, tu non devi fare questo perché la legge dice, tu non devi fare questo perché lo Stato dice, tu non devi fare questo perché il padrone dice, tu non devi fare questo perché il capo dice. Vediamo un attimo. Pronto? Sì, radiogramma. Ok, buonasera. Buonasera. No, telefono per intervenire appunto sull'argomento, sì? No? Sulla fede in Dio. Perché secondo me no, un Dio esiste, no? No. Come no? No. Perché? Secondo te esiste? Secondo me, io dico di no. Per me sì, invece, perché un Dio, anche se dopo... No, provamelo. Buonasera. Allora, il problema di questo signore è questo. Lui afferma che Dio esiste, ma perché deve affermare che Dio esiste? Cioè, quali cose gli portano al fatto che Dio esiste? Solo una cosa, il condizionamento educazionale. Gli è stato talmente inculcato che esiste un Dio, sente talmente il bisogno dell'esistenza di un Dio, che lui afferma che un Dio esiste. Questo è il problema reale. Ho già detto che la stregoneria si arrende soltanto davanti alla fede acritica e alla violenza fisica. Non esiste nessun modo per dimostrare cose diverse da quanto affermiamo. Dopodiché esiste il condizionamento educazionale, esiste la costruzione fittizia di un bisogno di un Dio assoluto, di un padrone assoluto che ti garantisce che tu non hai fallito la vita tu non hai fallito. Mettendoci in ginocchio, tu non sei un fallito, ci penso io, dice il Dio, a darti il paradiso, a darti l'inferno, a decidere a fare quello che voglio io. E questo è il guaio di queste persone. Il guaio di queste persone è che non sono in grado di prendersi in mano la responsabilità della propria esistenza. Io non riesco a concepire ormai sono passati anche 35 anni da quando sono riuscito a, diciamo così, a uscire fuori dal giro cristiano, per cui il mio percorso è molto molto lungo e io cristiano non sono neanche mai stato, a parte mia madre che, poveraccia, è stata costretta a battezzarmi per i ricatti che subiva, per cui è stata solo una violenza. Però in realtà io non sono mai stato cristiano e questo mi ha favorito in tutte le mie scelte. Vediamo un attimino. Pronto? Sì, buonasera. Sono sempre io. Dica. No, ho dovuto chiudere un attimo. Niente, lei ha detto che non esiste, no? Esatto. Invece secondo me esiste, dopo dipende appunto dalla religione, viene identificato in diverse maniere, no? No. E allora le faccio una domanda. Sì. Chi è che ha creato l'universo? Vabbè. Metto sul telefono, va. Perché? Perché è una domanda a cui sto dando risposta da più di 50 trasmissioni. E ogni volta che arriva un radioascoltatore nuovo mi fa esattamente la stessa domanda. E noi diciamo questo, la forza della trasformazione, perché è una trasformazione, è all'interno di ogni essere, è all'interno di ogni oggetto, è all'interno di ogni esistente. Ho capito. Per cui sono forze di adattamento, non c'è una volontà esterna che abbia detto bene, oggi costruiamo l'universo, non esiste questo. La forza delle trasformazioni sono interne a noi, per questo io parlo di stregoneria, perché io manipolo la mia forza, che è la forza divina, la forza delle trasformazioni. No, ma non ci credo io in queste cose. Benissimo, per libero di farlo. Cioè, io dico, sono cattolico cristiano, sì, indubbiamente, ho tantissima fede, certo. Secondo me è stato Dio, ha inventato, perché un giorno si è svegliato, ha detto io devo fare qualcosa, insomma. Io non ti metterò mai sul rogo per questo, Beh, ma ti assicuro.
cioè, è difficile che lei metta sul rogo, ma non vedo il motivo come io non dovrei mettere sul rogo lei. Per sì, beh, però sai com'è, ci hanno messo talmente tanti sui roghi che ormai non sappiamo neanche più quando ciò avvenga. E comunque la Costituzione gli permette di adorare un Dio, non so, lei è cristiano, no? Sì, sì. L'assassino che ha assassinato a Sodoma e Gomorra, che ha macellato la gente, l'assassino che ha distrutto tutta l'umanità con il diluvio universale, oppure l'altro, quello che ha cacciato via la gente dal tempio perché voleva farne quello che voleva lui, o quello che ha ammazzato il fico perché non gli dava i fichi quando voleva. Cioè, io ci rifletterei un pochino sopra, eh. Va bene, io ho okay. Questa domanda, e se mi dà una sua spiegazione, dai, ecco, una sua teoria. Va bene, okay. D'accordo, arrivederci, allora, buonasera. A tutti quelli che mi ascoltano. Grazie, arrivederci. La cosa è sempre quella, no? Cioè, questo ascoltatore dice, io sono cristiano, perfetto. Vediamo una telefonata. Quanto è il programma? Ah, buonasera di nuovo, sono Raimondo. Buonasera, mi dica tutto. Carissimo, allora non so se hai afferrato oggi quello che ti ho detto, mi pare di no. Facendo il confronto fra il Vangelo di Giovanni sì? e il tuo Vangelo dell'Anticristo, sì? io volevo dirti che il cristianesimo ha costruito una cattedrale e tu ne hai costruito un'altra. Sono due cattedrali, due religioni, aspetta, due religioni. E per me non fa nessuna differenza fra una religione e la tua religione. Perfetto, benissimo, ciao. Stai bene? Arrivederci. In effetti è vero, solo che io non ho costruito nessuna religione. Il termine religione, dal punto di vista cattolico, non mi interessa il significato. Dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria significa religio, legarsi al circostante o essere legato al circostante. In pratica ci si lega al mondo che ci circonda. Ringrazio anche quest'ultima telefonata e ricordo a quest'ultimo radioascoltatore, io non ho costruito nessuna cattedrale, io sto costruendo un percorso soggettivo di libertà per tutti quelli che mi stanno ascoltare. Dopodiché ognuno sceglie quello che vuole, io non impongo niente a nessuno, né mai alzerò roghi. Vi ringrazio per avermi ascoltato, io sono Claudio Simeoni, e vi do il mio indirizzo, è via delle Vignole 4 Marghera, se qualcuno vuole approfondire, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti con i quali lavoriamo, Francesco era qui in radio, e casella postale 53 Marostica Vicenza. Gli amici irriducibili mi hanno fatto il segno di andare pure avanti qualche secondo. Allora, visto che è così, vi faccio alcune due battute con questo amico Raimondo. Sì, lo so che tu hai preso due passi e hai letto quei due passi, però quei due passi rappresentavano cose diverse, cose opposte. Nel passo del Giovanni è il Dio che dà la luce e che dà la sottomissione. Nel passo del Vangelo dell'Anticristo determina come la forza delle scelte, la forza del divenire, la soggettività delle persone, degli dei del circostante, degli alberi, non ha importanza di cosa, appartiene a ogni singolo essere. Ora io posso costruire due dogmi su questo. Posso costruire il dogma partendo dal Vangelo di Giovanni dicendo sottomettiti a Dio che Dio è la luce. E posso costruire l'altro dogma che è costruisci te stesso, fai le tue cose, sviluppa la tua soggettività, prenditi nelle tue mani il tuo divenire. Ed è un altro dogma. Questi due dogmi non hanno nessuna relazione, si contrappongono in maniera violenta ed assoluta. E questi due dogmi comunque ci saranno, sia che faccio io o che non faccio io. Io mi trovo qui perché le condizioni mi hanno portato di essere qui. Però sono due dogmi in contrapposizione e inviterei chi mi ascolta a rifletterci. Bene, visto che gli irriducibili sono qua fuori che si stanno preparando, finisco loro la trasmissione. Ripeto, sarò in trasmissione giovedì prossimo alle ore 15 circa, seconda, comunque cominciamo quasi sempre puntuali ormai, fino alle ore 16.30, dove continuerò la penultima parte dei secoli bui, praticamente la ricostruzione dei processi di mutamento, dei processi di libertà, partendo dall'orrore cristiano, e parlerò del XVII secolo, il 1600, attraverso l'episodio di un papa, cioè un papa cosa costruisce. E
e i filosofi chiaramente del XVII secolo. Dopo questi cicli di trasmissione, che finirò fra 2 settimane circa, metterò nel crogiolo l'ultimo elemento del crogiolo, ed è il palpare il mondo. Dopodiché comincerò un ciclo di 6 trasmissioni che parlano dei vari paganesimi. Bene, io a questo punto ho finito da Radio Gamma 5, che trasmette su 94 FM. Vi ringrazio per avermi ascoltato, ci vediamo giovedì prossimo e a risentirci.